Mercoledì 27 marzo a Loano, in provincia di Savona, si è svolto il workshop formativo per architetti e progettisti Infoprogetto, organizzato da Action Group in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Savona, Imperia e Genova e con il Collegio Geometri di Imperia e di Savona e l'Ordine degli Ingegneri di Savona. Il ricco programma dell'evento ha contribuito a diffondere la cultura del risparmio energetico, della sostenibilità e degli ultimi ritrovati tecnici nel settore edile. Sì, quale momento migliore se non la giornata di oggi che è stata organizzata proprio a Loano per spiegare quello che l'amministrazione di Loano ha intenzione di fare? L'amministrazione di Loano si trova a un punto epocale di svolta all'interno, insomma, della cittadinanza di Loano, perché è il momento in cui può pianificare come sarà Loano nei prossimi 10 o 20 anni. Ecco, questa è un'occasione che l'amministrazione non vuole perdere e anzi è un'amministrazione che ha deciso di sfruttare il momento di difficoltà economica per spingere verso un nuovo tipo di costruzioni, quindi per riqualificare il patrimonio edilizio esistente, che è oggettivamente la cosa che riteniamo più importante, e quindi dare una nuova linfa a quello che è stato costruito tempo fa e quindi non andare a sperperare il lavoro fatto da chi è arrivato prima di noi, e poi laddove invece ci sia la possibilità di costruire un qualche cosa di nuovo, che questo nuovo sia ecosostenibile, sia il massimo di quello che ad oggi si possa costruire, sia quindi una città che vada al di là delle normali tecniche, pratiche edilizie, ma diventi una città elitaria da questo punto di vista, dal punto di vista di voler essere la prima a fare scuola e a trainare tutte le altre amministrazioni per avere delle costruzioni che finalmente non utilizzino più le materie prime e il territorio, ma anzi siano loro stesse in grado di produrre quell'energia e quella materia che serve perché esse possano sostentarsi. Ecco, questa è la nostra idea. Ovviamente l'organizzazione del Comune di oggi è un'organizzazione magistrale, perché come possiamo vedere c'è la possibilità di far incontrare i progettisti con i produttori di materiali. Sono loro che devono fare sinergia in questo mercato per spingere appunto a costruire in una maniera differente. Io ritengo che sia importantissimo fare giornate di questo genere, di farne tante e di farne anche alcune aperte alla cittadinanza, perché l'utente finale è colui che per primo deve manifestare la voglia di acquistare un qualche cosa che abbia un valore diverso, e quindi giornate come queste sono indispensabili per far crescere la consapevolezza all'interno di tutti noi.